Siamo qui per presentare il nostro nuovo allenatore, allenatore che personalmente conosciamo bene, io e Pantaleo anche più di me. Cambiare un allenatore, come ha detto ieri il nostro chairman Saputo, è sempre una scelta difficile, sia sotto il profilo umano che sotto quello tecnico, ma in questo caso con Lopez sotto anche il profilo umano, perché comunque è un ragazzo professionista serio che ha sempre lavorato con dedizione. Purtroppo ci sono momenti in cui decisioni difficili come queste vanno prese per il bene ovviamente della squadra e per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Ripartiamo con un allenatore che ringraziamo perché ha fatto una scelta anche lui per noi significativa, accettando una sfida per, speriamo per 3 partite e per un altro anno, ma se no per qualche partita in più, perché il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere la Serie A, è un obiettivo a cui crediamo fermamente. Siamo convinti che Delio potrà aiutarci a raggiungere questo obiettivo attraverso il lavoro, la sua professionalità, l'entusiasmo che porta in questa nuova avventura. Ci sono due esigenze che costano un po' tra di loro, il fatto di fare presto e bene, molte volte non è così facile, però penso che sia anche stimolante. Sicuramente posso incidere, non sono un pranoterapeuta che mette le mani e fa i miracoli, questo non l'ho mai fatto, faccio l'allenatore cercando di dargli un certo raziocinio tattico, lavorare sulle loro qualità che sicuramente se li hanno portati fino lì, significa che hanno delle qualità, sulle motivazioni, cercare di dargli una mano in questo momento particolare, anche perché adesso non è che puoi fare tanto, puoi fare qualcosa di semplice sotto questo punto di vista. Secondo me ci sono i margini e poi l'ho detto, io so fare solo questo, ma mi si dà la possibilità di lavorare in una piazza importante, in una sfida importante, cose del genere. Onestamente se non volevo la bicicletta, cioè, mi tocca pedalare, se l'ho voluta la bicicletta, secondo me è anche stimolante, potrebbe essere anche gratificante. Al di là di come ho trovato il gruppo di qua di là, cioè la mia cartina tornasole sono le partite, cioè io posso trovarli sorridenti, allegri, cose del genere, e poi la domenica non fai una prestazione all'altezza e o viceversa, trovi magari incupiti, cose del genere. Però mi sembra un gruppo molto professionale, ho questa sensazione, cioè un gruppo di ragazzi che consapevole che si aspetta tanto da loro, per questo non vorrei anche che li caricassimo di eccessive responsabilità, perché uno poi va in campo non con la mente libera, col fatto di dovere per forza dimostrare, e molte volte quanto devi per forza dimostrare rischi magari di arrivare anche all'evento agonistico anche dove hai speso la maggior parte delle energie. Avrei potuto benissimo stare a casa, ero sotto contratto con la Sampdoria, però penso che è anche stimolante rimettersi in gioco in una piazza così importante, anche se in una categoria diversa, soprattutto con delle persone che conosco, e una società, ho avuto la fortuna di conoscere anche il presidente, mi sembra una società molto molto seria, onestamente, siccome ne ho girate parecchie di società, è una fortuna avere una società che guarda anche al domani, soprattutto al di là del momento contingente, al di là della categoria. È importante sapere che c'è una società, che quindi sicuramente ci sarà un futuro. È chiaro che però non si può vivere di passato, fermo restando che il passato deve essere sintomo di orgoglio, tradizione, però per avere il futuro bisogna vivere intensamente il presente. Il presente dice che Serie B in questa situazione è leggermente complicata e cerchiamo di riuscire, se ci riusciamo, a tirare fuori il coniglio di cilindro. Sotto questo punto di vista mi auguro che mi diate una mano, anche perché io ho bisogno di tutti in questo momento, ho bisogno anche di voi,
perché penso che la squadra del Bologna non sia né mia né della società, ma penso di chi gli vuole bene, quindi come almeno io ho 3 figli, grazie a Dio stanno bene, ma se uno c'ha qualche problema gli sto vicino quanto c'ha qualche problema, quanto sta bene non gli sto vicino come se non ci fossi come padre, visto che lavoro dalla mattina alla sera, però sanno che quanto sta male ci sono, o per quanto c'è una difficoltà a scuola, okay, sa che può contare sul padre, quindi in questo contesto Bologna è un po' come il vostro figlio, che in questo momento se la passa un po' così così, però c'ha possibilità di ritornare dove merita.